la mia review di oggi sarà sui rossetti Sephora Wonderful Cushion. Sono dei rossetti con applicatore appunto cushion, quindi con quel cuscinetto. E i colori usciti sono 6, io ne ho 2, ho il numero 03, Wonderful Magenta, e il numero 05, Wonderful Red. Quindi uno è praticamente un fucsia fosforescente, l'altro è un rosso intenso, abbastanza caldo. Allora, il primo che ho comprato è il fucsia e mi piaceva tantissimo. In America ne sono usciti soltanto 3 di colori, in Italia ne sono usciti 6, non so perché questa cosa. Comunque, il prezzo è di 9 euro, ve li faccio vedere. Questo è proprio fucsia fosforescente, come potete vedere. E la cosa che non mi piace di questo rossetto all'applicatore, quindi vabbè, potevano parlarmi di farlo cushion, perché è difficile essere precisi con questo applicatore, perché esce solo dalla parte centrale, è un po' bombatino e quindi non riesco a essere precisa. Quando lo metto, di solito lo metto col pennello, infatti. Non è per le deboli di cuore, perché vedete che è un colore incredibile. E altra cosa, non mi piace usarne troppo, perché forse ho letto tante review anche online, perché a me piace tanto, però mi sono sorpresa del fatto che a tante persone non piace. Penso che sia perché provano ad utilizzarlo come un rossetto classico, magari liquido. Invece l'idea che sta dietro al cushion è proprio che si picchietta, come si farebbe con il fondotinta, per avere una tinta, non per avere un colore pieno e cremoso. Questa cosa qui, anche se non picchiettate, lo potete fare benissimo col pennello, come vi ho detto, per essere più precisa e fare tutti gli angoli. Perché questo è l'effetto, super super intenso. Io di solito quando lo uso non uso niente sugli occhi, perché altrimenti è troppo. Uso questo, uso un po' di blush, un po' di terra, che oggi non ho, però faccio un trucco abbastanza naturale e ovviamente il focus sono le labbra. Il finish è opaco, come dicevo, e è a lunga tenuta. Io ne metto proprio poco, perché altrimenti va un pochino nei bordi, però se ne metto poco, lo lascio asciugare, dura veramente un sacco di ore. Ovviamente non è idratante, perché è come una tinta, e non è indelebile, quindi se comunque mangiate un po' viene via, non è che resta. Più passa il tempo, più inizia a venire via, più restano tinte e diventa un po' più chiaro il colore, non resta così scuro. Questo è quello che resta se iniziate a toglierlo o inizia a venire via, risulta un po' più chiaro e sembra quasi proprio che abbia tinto le labbra. Per toglierlo uso uno struccante con dell'olio. Vi faccio vedere il rosso, che è il mio colore preferito. Perché, allora, se usato intenso, anche questo è un rosso aranciato quasi, fosforescente. Però se usato tamponato in modo leggero, dà un bellissimo colore alle labbra. Cioè, proprio mi piace un sacco. Sembrano proprio color anguria. Non sembrano per niente rosse. I colori poi dovete vederli dal vivo. E che spesso mi dite, i colori non sono simili, purtroppo, anch'io all'inizio non dicevo come mai, a seconda di ogni schermo e anche di ogni, ad esempio, cellulare o computer cambia. Ad esempio, io ho l'iPhone, Claudio ha il Samsung come cellulare, quando li guardo da iPhone sembrano tutti più aranciati i colori, quando li guardo da Samsung, completamente diverso, sono tutti più sul rosa, quindi cambia tantissimo in base anche a quello che state utilizzando. La cosa migliore è sempre ascoltare le recensioni e capire se vi piace il prodotto e poi andare a vedere dal vivo il colore o vederlo in foto, perché in foto viene molto meglio, perché in foto si può usare Photoshop e cambiare il colore per farlo sembrare il più possibile simile a quello reale. Vedete che il colore una volta messo è completamente diverso da quello che vedete qua e da quello che sarebbe se io ne mettessi tanta, che non è però lo scopo di questi prodotti. Lo scopo di questi prodotti non è essere dei rossetti intensi, ma essere delle tinte cushion leggere. Per quanto riguarda la durata, a me durano tantissimo, tipo 6 ore, proprio perché inizia a venire via pian piano il colore, ma resta un po' di tinta, quindi le labbra sembrano sempre comunque colorate, non sono mai completamente nude, a meno che io non usi ovviamente uno struccante con dell'olio o che mangi tantissimo olio, quindi mi sto mangiando un'insalata, tipo mi sporco dappertutto e allora incomincia a sbavare tutto il colore attorno, bisogna fare un po' di attenzione in quel caso, però veramente mi durano tanto, non sono waterproof e non sono indelebili, come vi ho detto, si stampano, però mi piace il fatto che, soprattutto adesso che fa caldo, magari voglio un colore intenso, ma non voglio utilizzare una tinta di quelle opache che magari mi secca troppo le labbra, non voglio utilizzare un gloss perché se dopo arriva una ventata di vento mi va sopra il capello e faccio così, mi lascia la strisciazza. Questi vedete che anche se faccio così non è che sporcano in giro, magari hanno colorato un po' i capelli ma non me ne accorgo, a meno che voi non abbiate i capelli biondo, 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 non si nota. Il mio voto quindi
quindi per questo prodotto è trullo di tamburi 8. Gli do 8 perché a me piacciono tantissimo. Dovete capire se vi possono piacere, perché appunto, come vi dicevo, leggendo le recensioni c'è chi le amate, c'è chi le ha odiate, proprio perché magari dicevano non durano tutto il giorno, non sono indelebili, vengono via quando mangio. Quindi è un prodotto da capire prima se vi piace questo genere di prodotto. A me piace tanto perché sono un'appassionata di tinte e di questi colori un po' leggeri che non sono troppo intensi, ma che comunque comunicano qualcosa. Ragazze, ciao bellezze!